Usando gli algoritmi, l'intelligenza artificiale risponde alle nostre domande. E sappiamo che lo fa sempre più velocemente, processando miliardi di informazioni. Ma quanto sappiamo del modo in cui l'intelligenza artificiale apprende? Cioè del modo in cui comprende quel mondo che ormai ci spiega? Ovviamente per saperlo bisogna chiederlo a ChatGPT. Quindi la prima domanda che voglio fare a ChatGPT oggi è, siccome sappiamo che ci sono varie età in platea, come spiegheresti a un bambino di 10 anni come apprende un'intelligenza artificiale? Userei l'analogia con l'apprendimento umano. Immagina di dover imparare a riconoscere diversi tipi di frutta. All'inizio, qualcuno ti mostra molte immagini di frutta diversa, come mele, banane e arance, e ti dice di che frutta si tratta. Dopo aver visto tante immagini, inizi a capire le differenze tra le mele, le banane e le arance. Quindi, la prossima volta che vedi una mela, anche se è una mela diversa, la riconosci. Ma quindi mi stai dicendo che per apprendere l'intelligenza artificiale usa gli stereotipi? In un certo senso, sì. Un'intelligenza artificiale apprende osservando tanti esempi e trovando modelli o schemi ripetitivi nei dati. Questi modelli sono come regole che l'IA usa per fare previsioni o prendere decisioni. Se le mostriamo molte immagini di gatti, inizierà a capire quali caratteristiche, come la forma delle orecchie, la coda, eccetera, appartengono a un gatto. Questo processo le permette di creare una sorta di stereotipo di cosa sia un gatto, basato su tutti gli esempi che ha visto. Questo può diventare un problema se i dati che l'IA usa per imparare sono limitati o parziali. In questo caso, l'IA potrebbe sviluppare una visione distorta o stereotipata del mondo. Quindi, l'IA non apprende in modo critico o creativo come facciamo noi, ma piuttosto crea modelli basati su ciò che vede nei dati che le diamo. Se i dati sono sbilanciati o incompleti, l'IA può finire per fare errori o avere pregiudizi. Ma l'intelligenza artificiale, l'ultima domanda che ti faccio, può rompere gli stereotipi? Un'intelligenza artificiale, di per sé, non può rompere gli stereotipi come farebbe un essere umano, perché non ha coscienza, creatività o capacità di pensare in modo critico. Tuttavia, può superare certi limiti o correggere pregiudizi se viene addestrata correttamente e se vengono adottate delle misure specifiche durante il suo sviluppo. Ah, ma perché sapere questa cosa su come apprende l'intelligenza artificiale è così importante? Beh, perché gli stereotipi, queste associazioni che anche noi esseri umani usiamo per comprendere il mondo, hanno un'influenza enorme sulla realtà stessa. E perché vi dico questo? I neuroscienziati dicono fondamentalmente che tutta l'esperienza che noi facciamo è allucinazione controllata. Noi sperimentiamo il mondo che ci aspettiamo di vedere. Succede perché la nostra mente è predittiva. La nostra mente usa gli stereotipi per prevedere momento per momento quello che succederà e poi aggiusta la sua previsione in base a quello che succede realmente. Questo uso degli stereotipi ci consente di essere molto veloci, di tagliare via tutta una serie di informazioni, di semplificare la realtà e ci fa anche sentire al sicuro, quindi è un meccanismo molto importante per noi. Ma gli stereotipi usano informazioni incomplete, quindi buttano via sistematicamente informazioni. Con l'uso dell'intelligenza artificiale, in particolare nei modelli linguistici come ChatGPT, l'uso degli stereotipi sta accelerando. Si sta diffondendo molto più velocemente, quasi con un rischio di irreversibilità. Questa semplificazione estrema è per noi una minaccia nella misura in cui lasciamo che sia la tecnologia a spiegarci la natura umana. Pensate che noi siamo in grado di misurare l'immensamente grande degli universi e siamo in grado di misurare l'immensamente piccolo degli atomi. Ma quanto abbiamo realmente investito nel comprendere la natura umana? Quanto ci diciamo? Quanti dati raccogliamo? Di quanto siamo consapevoli rispetto a chi siamo? Beh, un modo semplice per guardarlo è: guardiamo quattro persone. Queste quattro persone sono molto diverse tra di loro e sicuramente dietro hanno delle storie ricchissime e meravigliose. Ma se io le traduco nelle categorie che noi normalmente usiamo per misurare e definire gli esseri umani, dei criteri sociodemografici, ecco quello che vedo.
Estrema semplificazione, quelli che l'intelligenza artificiale chiama legami forti, un'unica informazione che si porta dietro un intero significato. I parametri sociodemografici fanno questo, ci semplificano, ci riducono a un numero limitato di fattori, ci rendono più semplici da comprendere, ma nel farlo buttano via tantissimo. E così succede, per esempio, come è successo a me, che quando diventi madre, quel parametro sociodemografico che si va ad aggiungere alla tua vita sovrascrive tutti gli altri e per il mondo diventa tutto ciò che sei. E diventa tutto ciò che sei, portandosi dietro, perché questo è il meccanismo dello stereotipo, una serie di caratteristiche standard. Lo stereotipo associa delle caratteristiche standard. Quindi sei una madre, quindi sei ansiosa, agitata, incasinata, magari anche organizzata, ma insomma hai una serie di caratteristiche che spiegano al mondo chi sei. Mentre succedeva questo, e al mondo io diventavo questa cosa qui, in realtà dentro di me stava succedendo ben altro. E io ho avuto bisogno di rompere lo stereotipo per poter raccontare al mondo che in realtà io non ero solo una madre, ma ero anche una figlia, ero una sorella, ero un'amica, ero una pallavolista, ero una professionista, ero una collega. Io avevo tante dimensioni e la nuova dimensione materna si era messa in relazione con le altre cose che ero, non le aveva sovrascritte. Anzi, aveva cominciato a scambiarsi risorse con le altre cose che ero. La mia superficie complessiva era diventata più grande, non più piccola. Il solo legame forte che mi veniva attribuito dallo stereotipo in realtà mi rinchiudeva, mi limitava, riduceva le risorse che, come erano utili a me, avrebbero potuto essere utili al mondo. Ovviamente questo non riguarda solo me. Se andiamo a riguardare di nuovo le persone che abbiamo visto prima, potremmo vedere che questa studentessa è anche una zia, una sportiva, una figlia, un'amica. E ognuno di questi ruoli si porta dietro una serie di tratti caratteriali, diversi tra di loro, per cui è ansiosa, ma è anche organizzata, è affettuosa, ma anche competitiva, è spiritosa, è responsabile. Vedete come avere molti ruoli aumenta le caratteristiche che ci contraddistinguono. E se guardiamo all'immigrato di prima, ecco che ci accorgiamo che è anche un padre, un professionista, un amico, un marito, un sognatore. E guardando anche a tutti questi ruoli, se riusciamo a vederli, ci accorgiamo che lui è un ribelle, ma è anche un appassionato, è laborioso, è giocoso, è non convenzionale, quante cose è. E torniamo a vedere anche il pensionato. Il pensionato scopriamo che è anche un nonno, che è un paziente, che è un volontario, che è un fotografo, che è un amico. E che quindi è anche spericolato, è anche laborioso, è anche ribelle, è anche organizzato. Vedete, purtroppo la scienza dimostra che quanto più è forte lo stereotipo, tanto è più grande l'ammontare di risorse che noi rischiamo di buttare via. E infatti, se guardiamo a quest'ultima immagine fatta a mano da Emanuela, scopriamo che Emanuela è ben 10 cose. Emanuela è una lavoratrice, è una figlia, è una sorella, è una zia sorella maggiore, è una disegnatrice artista, è una pittrice, è una detenuta, è un'appassionata di pugilato e di paracadutismo ed è un'amica. I nostri dati su oltre 50.000 persone ci dicono che ognuno di noi ogni giorno è consapevole di avere almeno 5 ruoli e che ognuno di questi ruoli, se preso singolarmente, esprime in media almeno 6 tratti. Ma se guardiamo i tratti cumulativi di tutti i nostri ruoli, arriviamo a 15 tratti. Questo vuol dire che lo stereotipo in questo momento sta tagliando fuori, nel momento in cui lo disinneschiamo abbiamo 142% di risorse in più. Ma perché vi sto dicendo che i ruoli generano risorse? Beh, molto semplicemente perché i ruoli sono palestre, sono le nostre palestre quotidiane, sono i luoghi dove apprendiamo, dove esercitiamo le nostre capacità. E vi faccio vedere come mai. Prendiamo per esempio il fatto che io sia sia una madre che un'amministratrice delegata. Essere affettuosa, quindi un tratto che ho come madre, fa sì che io stia attenta a come stanno gli altri e quindi migliora la mia empatia come professionista. La studentessa è anche una sportiva, apprende dallo sport a fare il tifo per se stessa e questo aumenta la sua autoefficacia. Il pensionato
impara dal sé fotografo a cercare soluzioni nuove. Il consulente aumenta la sua capacità di comunicazione grazie al fatto che è spiritoso come figlio. E infine, essere un migrante aumenta l'agilità mentale del professionista. Pensate a quanto sono preziose queste competenze. Sono le competenze che fanno degli esseri umani degli esseri imbattibili da qualunque tecnologia. Sono le cosiddette competenze soft, no? E oggi sappiamo non solo che ce ne sono così tante in così tanti ruoli, solo il 40% di queste competenze vengono espresse nel mondo del lavoro e il 60% vengono tenute fuori dal lavoro in questo momento. Ma sappiamo anche che esiste una metacompetenza che ci consente di trasferire consapevolmente queste competenze tra i nostri ruoli. L'abbiamo chiamata transilienza e nel 2023 è diventata un neologismo della Treccani. Tutti i ruoli generano competenze preziose. Noi siamo esseri complessi, molto complessi, ma questo non deve farci paura. Ogni volta che succede qualcosa nella nostra vita e ci dà un nuovo ruolo, noi possiamo rompere lo stereotipo e mettere quel ruolo in relazione con le altre cose che siamo. Vedere noi stessi e mostrarci al mondo come persone molto più ampie, più spesse, più voluminose, ma anche più piene di risorse. Se lo facciamo, una passeggiata per strada potrebbe diventare un momento di scoperta di tutte le cose che le altre persone sono e di tutte le cose che hanno in comune con noi anche senza conoscerle. Oppure potrebbe succedere, come è successo a me qualche giorno fa, che se c'è una signora anziana che sta guidando una panda e ha bloccato la pista ciclabile a Milano e quindi è circondata da ciclisti arrabbiati che dicono «si sposti!», avvicinandosi ti puoi accorgere che sul cruscotto ha la foto in bianco e nero del marito. E puoi immaginare che il marito sia morto da poco e che quindi lei sia una vedova e che magari l'automobile la guidava lui. E quindi improvvisamente la rabbia diventa comprensione, diventa tenerezza. Avere il coraggio di guardarsi meglio e di farsi vedere di più. Questo è il meccanismo che ha guidato i negoziati di Oslo del 1993. I politici coinvolti sono stati obbligati a passare del tempo insieme senza parlare del negoziato, mostrandosi come erano, raccontando chi erano. E in questo modo, quando poi sono arrivati al tavolo del negoziato, il tono è stato completamente diverso. Non possiamo evitare di usare gli stereotipi, ma possiamo usarli meglio. Gli algoritmi accelerano questo meccanismo e quindi ancora di più noi dobbiamo assolutamente cominciare a nutrirli con dati molto più ricchi di chi siamo, su chi siamo. Dobbiamo dargli modo di essere degli alleati nel rendere gli stereotipi più potenti e più in grado di catturare la meraviglia di quello che siamo, la meraviglia del mondo che c'è dentro di noi, dentro ognuno di noi, anche in questa stanza. Grazie.